di corsa, veramente di corsa. Passiamo subito al collegamento con Riccardo Cristiano, che terrà, condurrà il Consueto Spazio Certi Diritti, in Buonasera collegamento con... Roberto. Ciao, ciao Riccardo, come stai innanzitutto? Tutto bene? Tutto Perfetto, io bene. ti vedo perfettamente. Ecco, possiamo già chiamare Sergio Lovasio? Sì. Ok, allora ci colleghiamo immediatamente anche con Sergio Lovasio, che dovrebbe essere pronto, quindi ci colleghiamo immediatamente. Ecco, dovrebbe rispondere Sergio. Io direi che potete andare tranquillamente avanti per 50 minuti se sei d'accordo, Riccardo, così recuperiamo un po' del Va ritardo. bene, Roberto. Va benissimo. Dovrebbe esserci Sergio Lovasio Mi collegato. sentite? Perfettamente, Sergio. Hai la webcam? Certo. Mi vedete? E ancora no, dovresti cliccare sul mio video su Skype. Ok. Vediamo Aspetta. un'immagine, però non vediamo ancora l'immagine provenire dal computer di Sergio Rovasio. Ricordo, ecco, sta caricando, quindi tra un po' arriverà. Ricordo, Riccardo Cristiano, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, nonché membro di giunta della neonata Associazione Telematica Attivo Radicale, e Sergio Rovasio, segretario, glorioso segretario, nonché fondatore, anima forte, insomma... The right man nell'associazione radicale Certi Diritti. Passo la parola a Riccardo che terrà questa conversazione nel consueto spazio Certi Diritti dell'associazione telematica TV Radicale. Grazie Roberto. Allora, Sergio, speriamo che stavolta la linea ci assista, visti i tuoi fans, così adesso ti vedono di persona invece di sentirti soltanto per voce. Sergio, Ma mi io ade senti? mi continuate a vedere? Sì, ti vediamo perfettamente. Tu ci vedi? Tu mi Ok. vedi? Mi senti? Sì, vi vedo, vi vedo. Vediamo anche Sì, una ti sento. spilletta. Che cosa c'è scritto Sì. sulla spilletta? Si legge poco. No. Vediamo un po'. Avvicinalo un po' di più. No Vatican, no Taliban. Ok, si legge, si legge. Si legge perfettamente. No Vatican, no Taliban. Ci siamo, ci siamo. Ok. Si legge perfettamente. Sergio, l'ultima volta che ti ho intervistato avrei voluto approfondire un po' di più le motivazioni che hanno spinto la Corte Costituzionale a bocciare i ricorsi delle coppie gay, che però in realtà stabilisce alcune cose fondamentali a dispetto di quello che invece potrebbe pensare il D'Alema di turno. Ci vuoi spiegare un pochino tu, quali sono queste cose? Ma è proprio in questi giorni c'è un dibattito in corso perché dopo le dichiarazioni di Mr. Baffino, Mr. Baffetto, il capofila della conservazione partitocratica, oserei definirlo, perché anziché guardare a quello che fanno i grandi leader progressisti dell'Europa, lui appunto si mette a fare questo tipo di dichiarazioni. A seguito di questo c'è stata una polemica e delle discussioni anche all'interno del PD, soprattutto tra gli esponenti della comunità LGBT, perché la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 138 del 2010, aveva dato tre indicazioni ben precise, non dicendo no al matrimonio, dicendo un'altra cosa, dicendo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è una cosa che deve decidere il Parlamento, che non può, è una legge che deve decidere il Parlamento e non la può decidere con una sentenza la Corte Costituzionale. Da questo punto di vista, mi sembra abbastanza impeccabile questo tipo di sentenza. Ora, su questo si sono aperti dibattiti, discussioni, polemiche. Ma per fortuna, quello che a me preme tantissimo è che di tutta questa vicenda. Pensate solo che 3 anni fa del matrimonio tra persone dello stesso sesso non parlava nessuno. Noi lanciamo nel 2007 un manifesto che si chiamava Matrimonio, diritto gay, era su un sito internet che in pochissimi giorni raggiunse la quota record di 5.000 firmatari, ma non esisteva ancora Facebook. Questi 5.000 per noi sono stati un momento molto particolare e significativo perché in Italia nessuno, ripeto, nessuno, salvo rarissime e locali eccezioni, aveva mai avviato una campagna e un'iniziativa in favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Poi, quando è nata Certi Diritti, abbiamo subito iniziato la campagna
chiamata di affermazione civile, che aveva proprio lo scopo di dare l'idea che nel paese, con queste iniziative legali, qualcuno lo chiedeva al matrimonio. E io sono sempre partito dalla teoria che se noi avessimo all'improvviso un Zapatero che nasce in Italia o un progressista come Zapatero andasse al potere e magari volesse fare una legge sul matrimonio gay, quando all'epoca riflettevo su questo, dicevo: ma qui nessuno lo chiede. Quindi anche se uscisse fuori un Zapatero per miracolo, poi in realtà anche sto Zapatero cosa fa? Si mette lui al posto dei gay a parlare di matrimonio tra persone dello stesso sesso. E da lì nacque l'idea che dovevamo avviare una campagna che in attesa che questo Zapatero arrivi. Certo, più che Zapatero, qui abbiamo Giovanardi, Buttiglione, Casini, Monsignori, Cardinali, Preti, Suore, Family Day, Roccella e chi più ne ha più ne metta, perché questo è il sistema partitocratico. Anzi, mi pare che tra tutti questi nomi che ho detto ce ne fosse uno che dà il segno della politica limpida, pulita, trasparente. Sono tutte persone in qualche modo che vivono la loro politica sempre per asservire e quindi servire qualche cardinale, qualche monsignore. Cioè loro vogliono imporre la loro visione a noi, senza che noi vogliamo imporre la nostra a loro, perché chi se ne frega se Giovanardi non è favorevole al matrimonio? Se non vuole, non accede a quell'istituto, ma se qualcuno lo vuole, non si capisce perché lui deve imporre a me la sua visione. Questa, diciamo, è la cultura dei fondamentalisti clericali che purtroppo ci fanno rimanere bloccati e non ci fanno fare passi avanti. E Ne fanno una tutela, diciamo, un po' quindi della a te famiglia la parola. tradizionale, diciamo. Si ci mette anche D'Alema, però, in questo calderone praticamente che hai elencato, giusto, Sergio? Sì, allora intanto ho rimesso questi orribili occhiali. No, Pronto? infatti ci mette D'Alema, quindi questa, se vuoi, è ancora dimostrazione che questo è un paese che purtroppo è totalmente arenato, è totalmente bloccato da questo sistema di commistione tra il sistema partitocratico e la casta dei privilegi del Vaticano. Quindi fin quando c'è questa commistione non faremo molti passi avanti. Anche questa manovra economica, guardate, arriva. Tutti si preoccupano, si agitano di far pagare tasse di più a tutti, di trovare soldi, raschiare il fondo del barile, però guarda caso quella casta lì non la va a toccare nessuno. Qualcuno ci deve spiegare il perché. Ed è anche questo il senso della manifestazione che abbiamo fatto ieri a Porta Pia, e ha proprio questo significato. Certo, siamo pochi, perché non è che i media nazionali, i grandi quotidiani, pensate che oggi Repubblica e il Corriere della Sera, quelli che fanno tanto i moralisti della politica, che fanno tanto la voce dell'opposizione al mostro Berlusconi, non hanno neanche dedicato 2 righe alla marcia di Porta Pia. Cioè, e lì siamo a livelli di 5 miliardi di euro di privilegi che la casta clericale, su cui la casta clericale campa e naviga e va a ficcare il naso anche con quei soldi negli affari nostri. Repubblica e il Corriere della Sera neanche hanno riferito di queste 500-600 persone che erano a Porta Pia da eroi per gli eroi a manifestare. Allora, i grandi media, se si comportano così, come si può pensare che l'opinione pubblica possa avere un sussulto e poter reagire? Anche la, tra virgolette, progressista che fa magari, che ha come riferimento i media progressisti. Io voglio capire come fa la Repubblica se per esempio tiene nascosto i suoi elettori che ci sono 600-700 persone che chiedono anche per le tasse. Quindi veramente io sono molto amareggiato, sono soprattutto pessimista di questo disgraziato paese, perché anche questi moralisti, questi ceffi e pseudo-oppositori dovrebbero veramente guardarsi allo specchio e forse sono più di Giovanardi, forse. Almeno Certo. Giovanardi lo fa perché è un fondamentalista e crede il cardinale di turno.
fanno le paginelle e poi chissà cosa, e poi basta vedere il comportamento. Sergio, io ti sento un po' male, ti sento un po' a tratti. Tu come mi senti? Mi Mi vado a vedere, sì. senti bene? Pronto? Io ti sento un po'. Ti sento a tratti. Non so se Roberto può fare qualcosa per migliorare, diciamo, la situazione, ma sento praticamente a tratti Sergio, anzi, non lo sento più. Rieccomi. Roberto? Sì, scusate, c'è stato un problema, è caduta la connessione Ecco, forse ci Skype. siamo. È caduta la connessione Skype? Sì, Sergio, ti sentiamo ma non ti vediamo, dovresti riavviare il video. Riccardo, io ti vedo. Io ti sento, Sergio, non ti vedo ma ti sento. Sergio, dovresti riavviare il video. Scusa? Il mio video dovresti cliccare perché ti sentiamo ma non ti vediamo. Come hai fatto prima? Deve essere caduta la connessione Skype, giusto Riccardo? Sì, esatto, Roberto. Saranno le forti potenze del Vaticano che ci fanno cadere, visto che Sergio prima ha mostrato la spilletta No Vatican, No Taliban. Sarà per questo. Sì, si infiltrano dovunque. Sergio, ci Questi. mandi il video? Allora, io non sento niente, chiudo e rifaccio il collegamento. Farei ancora quest'ultimo tentativo, non so se mi sentite. Io mi scollego, riavvio il computer. Roberto? Ecco, sì, Riccardo, proviamo a richiamare Sergio. Deve avere qualche problema col computer, evidentemente. Proviamo a Ok. richiamarlo, vediamo cosa succede. Sergio, ci senti? Ecco, Adesso adesso ci ci senti? siamo. Oh, perfetto, dovresti inviarci nuovamente il tuo video. Cliccando sul mio video dovresti rimandarci il video. Di cosa stavate conversando, Riccardo? Vabbè, eravamo rimasti, vabbè, Sergio stava parlando di Portapia e poi comunque alla fine si stava facendo un attimo il punto sulla situazione che alla fine tutti questi politici ci vogliono un pochino cancellare dalla presenza anche nella politica italiana. Non so se Sergio adesso si Sergio, sente. Sergio, ci senti? Non Pare di no. ci sente, deve avere evidentemente dei problemi di banda. Eh sì, infatti è caduto. Beh, vogliamo ricordare anche la manifestazione che c'è stata organizzata da varie associazioni, alla quale ha aderito anche certi diritti, Radicali Italiani in primo piano, la manifestazione che si è svolta ieri, no? Davanti al Ministero delle Finanze, in cui è stato abbattuto il muro dei contributi che in un modo o nell'altro entrano nelle casse del Vaticano. E questo muro della Vaticanocrazia, come la definisco io, che tutto c'entra con la religiosità, praticamente c'entra con tutto, ma tranne che con la religiosità e con lo spirito cristiano del fuori mercanti dal tempio. I mercanti nel tempio purtroppo ci sono ed è difficile cacciarli via, viste tutte le prebende che ricevono anche dallo Stato italiano. Intanto Eh che sì. aspettiamo di ricollegarci con Sergio Lovaso, che nel frattempo starà riavviando il computer, anche se credo si collegava dal partito o si collegava da casa. Questo purtroppo non te lo so dire, Roberto, però sembrava che fosse in linea, anche adesso a me risulta in linea qui su No, io non lo vedo in linea, non lo vedo in linea, non è in linea. io lo vedo però invece. No, aspetta, adesso è uscito, sì. Non è in Adesso si è linea. andato Beh, via. Sì. vogliamo ricordare comunque che certi diritti è sempre in primo piano per lottare contro i privilegi fiscali e non solo del Vaticano, giusto Riccardo? Sì, questo sicuramente, anche perché comunque nelle politiche vaticane non ci stanno di certo i diritti delle persone omosessuali,
Basti dire che tutte le varie campagne che sono affrontate dalla Certi Diritti volgono più che altro non tanto al matrimonio religioso, ma quanto al matrimonio civile. Quindi quello che si chiede è appunto il riconoscimento di quei diritti che vengono negati sicuramente dalle gerarchie politiche, perché sono asservite a delle logiche clericali che tu poco fa dicevi, logiche più che altro economiche, e che poi alla fine si riversano purtroppo sugli elettori che sono anche gay, che sono anche lesbiche, e che però dovrebbero far sentire un po' di più della sua voce. Una delle domande che avrei posto da qui a qualche minuto a Sergio è quello proprio del censimento, cioè di far raccontare, come dice una nota pubblicità di questo periodo che va per la maggiore, fai contare il tuo amore. E per far contare il proprio amore bisogna però contarsi. Quindi, quale migliore occasione del censimento che da qui a qualche tempo vedremo arrivare nelle nostre case per far venire fuori, diciamo, la presenza di quelle famiglie che esistono e ci sono, però non esistono per la politica italiana, non esistono per la legislazione italiana e che magari però sono sommerse dalla burocrazia e dai problemi quotidiani. Esistono appunto realtà come quella delle famiglie arcobaleno, delle persone che devono purtroppo andare all'estero per vedere riconosciuti dei diritti come quello alla maternità. Pensiamo ad esempio a due donne che decidono di intraprendere questo percorso, devono purtroppo andare all'estero per poter vedere realizzato il bisogno di formare una propria famiglia. Eppure queste famiglie ci sono e sono, come qualcuno ha detto, Gianmario Felicetti lo diceva in un suo libro, famiglie fantasma. E il censimento potrebbe essere uno dei motivi per farle venire a galla queste realtà, che sono realtà del tutto normali, sono delle realtà che anzi devono essere comprese, come sono già state comprese in molti paesi della Comunità Economica Europea. Pensiamo alla stessa Germania, di cui tanto si parla e che però è molto più progressista dell'Italia su questo. Rodolfo e Roberto, non so se Sergio è rientrato, perché no, No, non lo ancora vedo. non è rientrato, è Forse ancora disconnesso, quindi starà riavviando il computer. non lo Evidentemente vedo. avrà avuto proprio dei problemi con il computer, perché è proprio problema. Al limite poteva continuarsi solo in audio. Sì, è probabile che comunque abbia avuto dei problemi, appunto, come dicevi tu prima, di banda. Non so se adesso non riesce a riconnettersi. E quindi, per finire giusto il discorso, questo, diciamo, foglio che viene consegnato, soprattutto il foglio famiglia, quello che viene consegnato, insomma, per il censimento Istat, è qualcosa di importante per, vedere quelli che sono i legami, che escono, diciamo, dalla parentela vera e propria normata dalle leggi giuridiche, ma da legami affettivi, perché molti dicevano sì, boh, queste sono situazioni personali, ma sono situazioni personali che comunque ricadono in ambito giuridico, e lo diceva la stessa Corte Costituzionale che prima richiamava Sergio. Cosa ha detto poi questa sentenza? Lasciava proprio al legislatore la possibilità di creare. Ecco, adesso Sergio dovrebbe essere nuovamente in linea, Sì, allora lo vedo, lo vedo. lo chiamiamo subito, vediamo, speriamo di essere più fortunati. Ciao Sergio, ci senti? Sergio, ci senti? Perfetto Sì, vi sento. Sergio, ci mandi anche il tuo video se Voi regge mi la connessione? sentite? Sì, ti Perfettamente sentiamo, Sergio. Sergio, ti sentiamo perfettamente. Benissimo, meno male. Allora. Ok, riesci a mandarci anche il tuo video o vogliamo continuare solo in audio se non hai una connessione buona? Ma guarda, non lo so, dimmi tu che cosa è meglio. Provo anche col video, vediamo cosa Proviamo col succede. video, vediamo cosa succede. Ok. Purtroppo questa della banda è un problema comune a molti in tutta Italia, infatti sarà una delle battaglie politiche che la nostra associazione farà, perché veramente il digital divide in generale e quello della banda in particolare è uno dei problemi che affligge questo paese. Ed è uno dei più importanti, visto che la democrazia anche del futuro, la democrazia digitale, dipenderà proprio anche dalla diffusione della banda larga. Ecco, sto Certo, caricando il video di Sergio, dovrebbe sta tornare a mo. caricando, ma non lo vediamo. Sì, sta tornando, se sta caricando vuol dire che arriverà presto. E
Ecco, frattempo, se intanto vuoi. magari proseguite il solo audio, Sì, eventualmente se arriva il video bene, ecco. altrimenti proseguite il solo audio. Benissimo, benissimo. Sergio, io stavo, diciamo, introducendo un pochino l'argomento successivo, ovvero la domanda che ti volevo porre successivamente, visto che tu parlavi prima di questi personaggi politici che e soprattutto anche della Chiesa, che tende a cancellare queste famiglie che in realtà ci sono, che sono poi le famiglie, quelle formate da due uomini, due donne, che decidono magari di formare questo legame affettivo. Il censimento Istat, che adesso avverrà nel nostro paese, è un'occasione fondamentale. Qual è il tuo punto di vista su questa vicenda? Ma intanto, vabbè, hai detto bene, adesso per la prima volta il censimento farà anche la fotografia. Mi senti? Sì. Sì, ti sento. Sì. No, dico, per la prima volta farà la fotografia anche delle coppie gay conviventi, quindi bisognerebbe appunto diffondere il più possibile questa informazione. E sicuramente è impensabile che i grandi media, quando c'è una novità così rilevante, non diano una notizia adeguata, informazione adeguata. Sicuramente su questo caso non avverrà questa cosa. E questo è anche uno dei motivi che sta a dimostrare di come stiamo messi, di come viviamo in questo paese. Ci sono tantissimi altri fronti. Questo, per esempio, è fondamentale, importante, perché questo permetterebbe anche di capire come la politica, che dovrebbe poi su una fotografia, su un censimento, agire di conseguenza. Noi sappiamo che, per esempio, in altri paesi, grazie al fatto che le coppie gay conviventi aumentavano e diventavano sempre decine di migliaia, poi centinaia di migliaia, alla fine paesi come la Germania, come la Francia, come la Spagna hanno approvato leggi proprio per regolamentare quel tipo di unioni. E questo censimento di fatto è la prima volta che fa una fotografia di questo tipo, quindi occorre che le coppie non si nascondano, dichiarino la loro unione e speriamo che questo permetta di. Mi senti, Riccardo? Sì, ti sento, ti sento. Ah, Stavo bene, bene. anzi proprio riflettendo su questo che tu dicevi, cioè che non c'è nulla di male nemmeno a dichiararsi, per paura magari, non lo so, di dichiarare la propria unione, ma questa è una cosa positiva, penso anche sotto l'aspetto fiscale, semmai un giorno le cose potranno essere normate dalla legislazione italiana, cioè se una convivenza è accertata anche da più tempo, da prima ancora che magari una legge entrerà in vigore, credo. Certo. Sì, io poi ti volevo chiedere un'altra cosa molto importante, se a te, non lo so, sempre per quanto riguarda il censimento, cioè ci sono molte realtà in cui magari anche le famiglie anagrafiche contano, cioè il censimento è qualcosa che comunque va alla fine semplicemente a attestare qualcosa che già esiste, quindi è un modo come un altro anche di portare alla luce situazioni che per l'Italia magari Riccardo, sono note. Riccardo è caduto di nuovo Sergio, purtroppo. Io non so se è il caso di andare avanti o di rimandare l'appuntamento nuovamente con Sergio Lovaso in un'altra occasione. Guarda Roberto, facciamo come meglio credi tu, anche perché se poi si cade alla fine non si riesce nemmeno a terminare Facciamo così un allora. Magari comunicalo a Sergio, rimandiamo la cosa anche a domenica prossima, se vuole, se è in grado di Vediamo un essere pochettino. in un posto dove c'è una connessione migliore, e a Va questo bene. punto mandiamo, visto che abbiamo questo buco in palinsesto di 20 minuti, un filmato che è un'anteprima mai vista su TV Radicale, un servizio realizzato da Gianni Colacione. Intanto chiudiamo la conversazione con Riccardo e Sergio.